Alice Winnica ci presenta due opere, due figure femminili. Nella prima opera, La danza delle ombre e Tempo di fermarsi, il tempo dell'attesa, il tempo fermo. Le donne rappresentate da questa autrice sono donne quasi evanescenti, quasi scomparse dietro alla pittura, però sono profondamente presenti e profondamente partecipi a tutta la tela. In questa prima opera, in cui abbiamo La danza delle ombre, notiamo queste immagini circolari che proprio circondano queste femminili. Quasi quasi più che ombre, io le interpreto come messaggi, messaggi che vengono da chissà dove, forse anche da delle ombre, ma sono messaggi caldi perché sono di un blu, non sono le ombre nere che possono spaventare. E dietro abbiamo, oltre alla figura chiara, abbiamo tanta luce. Quindi La danza delle ombre che ci rappresenta questa autrice è una danza bella, una danza che ci permette di evolverci, di salire come queste spirali che lei ha rappresentato nel quadro. Il colore ugualmente è un colore pacato, tranquillo, i verdi, gli azzurri, i rosa sono colori che donano tranquillità. Nell'opera superiore sembra che questa donna che guarda verso il basso, che tiene una mano sul ventre, potrebbe essere una madre in attesa. E che cosa fa una mamma in attesa? Spesso guarda la propria pancia, la tiene stretta e quindi l'attesa di qualche cosa di bello che verrà. Ed infatti anche i colori che sono stati scelti per questa opera sono i rosa. I rosa sono i colori della speranza, i colori anche del futuro, spesso l'alba è rosa, quindi qualcosa di bello arriverà per questa donna. Qui sulla sua sinistra abbiamo queste tracce che vanno verso l'alto, che mi hanno dato l'impressione quasi di una scala di crescita verso l'alto, e questo piccolo segno qui in alto, più che il termine della scala, mi dà l'impressione che sia proprio una chiesa che dà speranza a questa attesa di questa donna. Scelta dei colori ottimale proprio perché induce alla speranza. Grazie all'autrice.